Primo editing con DaVinci Resolve 19. Bentornati ragazzi nel canale Vero Eroe Academy, io sono Alex. Nel video di oggi vedremo, impareremo a fare le prime basilari operazioni di editing con DaVinci Resolve. Condividiamo subito il nostro desktop. Abbiamo come sempre il nostro programma capolavoro di video editing gratuito, non open source ma gratuito, professionale, link in descrizione per il download. Allora ragazzi, primi rudimenti di editing. Abbiamo visto la media page, abbiamo visto la edit page, ok, andatevi a vedere i video precedenti se non vi sono chiare le nozioni di base. Ora vedremo come fare i primi passi nel video editing. Abbiamo importato queste due clip scaricate da Pixabay. Ovviamente non sapete come importare le clip nella biblioteca, quindi nella media pool, andate a vedere ovviamente, come vi dicevo, i video della playlist nuova che ho creato, DaVinci Resolve italiano. Allora, due clip, come facciamo per importare nella timeline queste due clip? Allora, abbiamo varie ovviamente possibilità. Intanto mettiamo i due viewer, quindi come sappiamo bene, visualizzatore sorgente, ok, e visualizzatore della timeline, che sarà questa. Quindi noi possiamo tranquillamente avere varie possibilità. Possiamo prendere e portare direttamente qui, ok, in maniera più semplice normalmente, che possiamo fare, CTRL Z, annulliamo, avendola qui possiamo trascinarlo ovviamente da qui, quindi prendiamo, andiamo a metterlo qui e vedete che in automatico si crea la timeline numero 1, ok, e lo troveremo ovviamente qui in questa finestra, vedete, timeline 1, che è quella attiva. Bene, andiamo sulla seconda clip. Noi abbiamo varie possibilità. Abbiamo la possibilità di importazione anche tramite i nostri tasti, vedete. Intanto andiamo qui nella parte finale della prima clip, possiamo addirittura utilizzare questi tasti qua, così vediamo anche i tasti, iniziamo a vedere, a conoscere i tasti di questa toolbar che vi dicevo. Possiamo tranquillamente fare un inserisci clip, vedete, lui chiaramente me la inserirà esattamente qua, se, perché ovviamente io ho la testina di riproduzione qui, ma se io ce l'ho qui, ad esempio la testina di riproduzione, faccio un inserisci clip, lui me lo inserirà, vedete, mi farà come un taglio e mi inserirà per la durata di questa clip, che sono quei 14 secondi, vedete, mi fa un taglio di 14 secondi e mi va a inserire quella clip, CTRL Z. Posso anche utilizzare questi altri tasti, in questo caso un sovrascrivi, guardate cosa mi fa, se io metto la mia testina di riproduzione qui, calcolate che questa prima clip è un 24 secondi, ok, 25 secondi, lo vedete da qua. E se io faccio un sovrascrivi, lui cosa farà? Praticamente mi andrà a sovrascrivere, cioè questa parte della clip 1, di questa clip qua, viene per 14 secondi, viene sovrascritta da questa. Quindi è proprio un sovrascrivi, mantenendo la durata della timeline precisa uguale. Per quanto riguarda il sostituisci, se io vado qui e faccio sostituisci sempre per i 14 secondi successivi, lui mi andrà a sostituire questa clip, faccio un CTRL Z, ma se vado qui ad esempio verso la fine della timeline, dove mancano pochi secondi, e faccio un sostituisci, vedete che lui mi sostituisce solamente per la durata della prima clip, ok, quindi non varierà la durata della timeline, e solamente per la parte dalla testina di riproduzione fino alla fine della prima clip mi andrà a sostituire questa clip qui, CTRL Z. Infatti vedete che se io invece vado a fare un sovrascrivi, vedete che lui mi andrà a sovrascrivere tutta la durata della clip 2, ok, quindi diverso dal sostituisci, CTRL Z. Bene, come abbiamo visto, io posso quindi prendere questa clip, portarla qui, vedete, e mettere una clip dopo l'altra. E io ho portato tutta la mia intera clip 1 e tutta la mia intera clip 2. Ma se io volessi solamente una parte di questa clip, cioè importare nella mia timeline solamente una parte di questa clip qui, senza bisogno di portarla sulla timeline e andare poi a rimpicciolire, come potrei fare? Cioè andare già a selezionare la parte che voglio qui nel visualizzatore della sorgente. Faccio un CTRL Z. Andiamo a vedere, io voglio prendere ad esempio solo i primi 5 passi di questa ragazza, quindi vado a selezionare il punto di partenza con I, quindi clicco il tasto I e vedete che lui avete fatto questo pallino. Potevo anche, torno all'inizio, potevo anche cliccare su questo tasto imposta attacco, cioè io con I, input, sarebbe, ho impostato l'attacco della clip che voglio importare proprio su questo inizio. Potevo farlo iniziare anche da qui, se io clicco I qui, vedete, lui mi rende grigia questa parte perché mi dice questa parte non la voglio iniziare l'importazione da qua.
Faccio un CTRL Z, vedete che mi ritorna qui l'impostazione dell'attacco e voglio fare i primi 5 passi. Quindi vado, faccio scorrere la clip, 1, 2, 3, 4, 5. Perfetto, voglio che importare solamente la prima parte. Allora o clicco questo tasto, imposta stacco, o clicco su O. Vedete? Ho fatto l'input e l'output, questa parte della clip non mi interessa, non la prendo e adesso posso prendere e portarlo qui. Vedete che è più piccola, vedete che mi ha portato solamente i primi 5 passi. Andiamo a vedere se è così. Andiamo qua nella timeline e facciamo un play. 1, 2, 3, 4, 5 e vedete che termina il video. Quindi abbiamo importato solamente una parte della clip utilizzando questi tasti qui. Quindi molto bene. Torno indietro. Molto bene. Vado ora, quindi ritorno alla lunghezza massima totale della clip, la vado a prendere e la vado a mettere qua. Ok? Quindi tutti i 14 secondi. Ricordatevi, questo è 25 secondi, questo 14 indicativamente. Faccio, clicco su questo tasto che è il zoom complessivo, vedete, quindi mi adatta la timeline alla visualizzazione alla finestra, quindi ho tutta la timeline visualizzata in quest'ultima finestra, senza bisogno di andare a scorrere, vedete? E quindi ora posso andare ad agire a vedere i miei tasti importantissimi che sono questi iniziali. Ovviamente nella toolbar abbiamo prima il seleziona clip, ovviamente vedete che viene selezionato con questo contorno rosso, e ho la modalità trim. La modalità trim, ragazzi, la modalità ritaglio, è una delle principali caratteristiche fondamentali di DaVinci Resolve perché ci permette di fare veramente delle cose eccezionali. Bene, con la mia modalità trim, quindi modalità ritaglio, io vado praticamente ad avere dentro la modalità ritaglio più funzioni. Questa è veramente una funzione fondamentale di DaVinci Resolve che mi permette di giocare con le clip in maniera veramente avanzata, in maniera molto semplice. Se io attivo la modalità ritaglio, vedete, a seconda di dove io pongo, vedete, il mio cursore, posso e accedo, diciamo, attivo diverse funzioni differenti, vedete? Ad esempio, se io prendo di riferimento la clip 1, vedete questo tipo di... Vado qui verso la fine, vedete, verso lo stacco, vedete, della clip. La prendo, vedete questa sorta di parentesi, la prendo e me la porto indietro. Questa è la modalità ripple. Io chiaramente posso farla anche con la clip 2. Questa modalità praticamente, vedete, praticamente estende o accorcia l'inizio, ovviamente, o la fine. In questo caso mi sta accorciando la fine della clip 1 e sposta tutto il materiale a destra nella timeline. Avanti o indietro, ok? Quindi per avere la nuova durata della timeline. Quindi se io ad esempio, vedete, in questo caso sto tagliando di 3 secondi la clip 1, boom, e lui mi ha tagliato, mi ha ridotto ovviamente la timeline di 3 secondi. E se avete visto bene, guardate, lo vedete così, vedete che io ho questi 3 secondi, questa parte, vedete questa parte bianca? Vedete, no? Questa parte bianca a destra del mio cursore, quella lì è la parte della clip che io ho tagliato, cioè è il mio potenziale di clip della clip 1 su cui io posso giocare. Mi dice attenzione perché la clip 1 in realtà è lunga così, quindi è una parte potenziale su cui io posso giocare, ok? Quindi molto bene. E stessa cosa io posso fare, vedete, con la clip 2. Se io prendo, questa è la modalità ripple, vedete, lui mi sta tagliando e mi sta, vedete, accorciando la durata della timeline dello stesso importo del mio taglio. Quindi facciamo 3 secondi anche qui, ad esempio. Quindi in questo caso sto tagliando ovviamente l'attacco della clip 2. Eccolo qui, di 3 secondi, e vedete che c'è quella parte bianca che mi dice attenzione perché la clip 2 è composta, è lunga in realtà così, quindi tu hai quei frame lì su cui puoi giocare. Clicco e vedete che lui mi ha accorciato ancora di altri 3 secondi la durata della time. Questa è la modalità ripple, ma io posso fare anche per esempio una modalità roll. La modalità roll, se io vado esattamente sul taglio, vedete che c'è questa doppia parentesi. Io cosa faccio? Guardate, vedete che io ho sia a destra che a sinistra ho questa parte bianca, no? È la parte della clip 1, che sono ovviamente i 3 secondi che abbiamo fatto prima dell'una e dell'altra clip. Ho la parte a sinistra della clip 2 e a destra della clip 1 su cui io posso giocare, come vi dicevo, e posso andare, vedete, a spostare
il passaggio, il taglio della clip 1 e della clip 2, no? Questa modalità roll praticamente mi taglia la clip sia a destra che a sinistra allo stesso tempo, vedete? Quindi vedete che mi taglia a destra e a sinistra tutte entrambe le clip, quindi accorciando un lato l'altro si estende, ok? Ed è lo stesso numero di fotogrammi, quindi è veramente veramente incredibile, senza tra l'altro alterare la durata della timeline, perché se vedete io sto agendo solamente sui frame potenziali, vedete? Io ho questi frame qua, vedete, e più in qua dei 3 secondi non mi va, e neanche più in qua, ok? Quindi io posso giocare il mio attacco e stacco della clip 1, clip 2 in questo range qua. Adesso lo mettiamo, vabbè, lo lasciamo a 0, quindi lasciamo, possiamo metterlo dove ovviamente vogliamo, e ovviamente non mi varierà la durata della timeline. Questa è la modalità roll. Vedete che mi appare, se io vado qui al centro invece delle clip, vedete, mi appare questo simbolo delle due parentesi chiuse, vedete? Questa è la modalità slip, vedete? Io posso andare a modificare, vedete, praticamente il punto di attacco e di stacco della clip stessa all'interno del potenziale che ho, no? Quindi dei miei 3 secondi, no? Sapete che ho quei 3 secondi cui avevo tagliato, che ho di margine, no? Per giocare con la mia clip. E quindi in questo caso io, vedete, vado a muovere il punto di attacco e di stacco, mentre il contorno ovviamente bianco mostra sempre l'intera durata della clip. Quindi è facile ovviamente a regolare senza andare a cambiare quello che è l'edit circostante, no? Sto muovendo solamente la visualizzazione della clip all'interno della clip stessa, ok? E vado ad agire, e tanto sarà grande questo mio gioco quanto sarà la parte potenziale di clip, di durata di clip, che io ovviamente non vado a visualizzare, ok? Quindi quella parte bianca che vedete. Adesso lo metto ovviamente qua all'inizio. Questa è la parte, questa si chiama, questa funzione slip, sempre all'interno della modalità trim ritaglio. Infine l'ultima modalità che abbiamo, vedete, se io mi sposto verso il basso, vedete che invece ho queste due parentesi chiuse ma senza le freccette dentro, cioè le frecce esterne sono non interne, vedete? In questo caso io cosa faccio? In questo caso questa è la modalità slide, io prendo la mia clip e la vado proprio a spostare lungo la timeline, vedete? Proprio cambio la posizione della clip all'interno della timeline, ma non cambio la durata della clip, ok? Vedete, quindi vado a prendere la mia clip e la vado a spostare lungo la timeline, vedete, andando a fare un taglio nell'altra clip. Chiaramente varierà la durata della clip stessa e sarà ovviamente pari al valore del mio spostamento, ok? Quindi è chiaro che se io sono qui e vado a spostare di 3 o 5 secondi, è chiaro che la timeline mi si accorcerà di 3 o 5 secondi. Adesso annullo. Quindi vedete che all'interno del modalità ritaglio abbiamo queste fondamentali funzioni, e vi invito a giocare, a rivedervi, ok, queste funzioni roll, ripple, slip e slide, perché giocando con queste funzioni del ritaglio, della modalità ritaglio, veramente riuscite a fare un editing veloce e preciso e veramente efficace. Abbiamo poi la modalità, vedete, ritaglio, vedete, questo si chiama ritaglio dinamico. Questo ritaglio dinamico praticamente va a modificare il ritaglio in maniera precisa attraverso i tasti JKL. Se vi ricordate, JKL l'avevamo già visto nella edit mode nel video scorso, e praticamente erano le shortcut che ci permettevano di muovere, di comandare la testina di riproduzione, ok? Quindi J un rewind, K fermava e L un play. Allora vado a prendere la clip 1 e vado a fare un, come abbiamo visto, ok, un roll, vedete? Quindi vado a prendere la mia, vado ad avvicinare quello che è lo stacco della mia clip 1, ok? Se io vado qui e faccio un KL, vedete lui cosa mi fa? Mi fa con il ritaglio dinamico, vedete che è diventato giallo, no? La mia testina di riproduzione, vedete, io vado a spostare il taglio, vedete, frame per frame, quindi veramente in maniera precisa. Se faccio invece KJ, vedete che me lo sposta indietro di un frame, quindi posso andare veramente a fare una regolazione molto precisa con ritaglio dinamico del mio attacco e stacco delle due clip. Tolgo la modalità taglio dinamico, di solito vi dico si utilizza la modalità ritaglio per il 90%, questo vi può servire solamente in alcuni casi in cui dovete andare proprio di precisione. Abbiamo la modalità invece, vedete, abbiamo questa modalità lametta B, vedete che si attiva se io vado sulla clip, vedete che mi appare la lametta, vado qui e clicco e lui, vedete che se io torno qui, vedete che mi ha tagliato la clip.
posso attivare la modalità, la metta con B, vedete, che mi diventa rossa, torno in modalità selezione, ma io posso fare direttamente con Ctrl B. Se io faccio Ctrl B mi taglia esattamente sulla testina di riproduzione. Ctrl B, vedete Ctrl B, e vedete che io ho tutte le clip separate, vedete? Quindi vado a fare un ritaglio di questo genere. Quindi o modalità lametta oppure in modalità di selezione vado a fare un Ctrl B, quindi Ctrl B, e lui mi taglierà, vedete, la clip in due. E quindi posso andare ad esempio ad agire e fare un effetto solamente su questa parte qua. Bene, continuiamo la parte della toolbar. Vedete che qui abbiamo in mente poi la calamita. La calamita ovviamente è importante perché se io, vedete, se io non attivo la calamita, vedete che non ho l'aggancio quando arrivo all'attacco, lo stacco di una clip. Quindi se io invece clicco su calamita, boom, vedete che lui si attacca automaticamente, vedete, boom, quindi è molto molto utile. Il link, ovviamente, selezione vincolate, se io qui avessi sotto la traccia audio, cliccando su questo tasto, ovviamente mi va a svincolare, quindi separo la traccia video dalla traccia audio, quindi posso togliere il sincrono dalla traccia video e dalla traccia audio. La posizione bloccata, boom, se io la clicco, praticamente vedete che non riesco più a spostare. Io sto cercando di spostare le clip, ma non riesco perché mi blocca tutte le clip nella timeline. Questo mi serve, ad esempio, se io voglio assicurarmi che non venga variata nessuna posizione all'interno della timeline, magari sto agendo su effetti o su color grading. In questo caso mi assicuro di non fare modifiche strane o particolari, perché sapete che bisogna sempre stare attenti nell'editing a questa cosa, soprattutto nel caso anche di sincrono di tracce audio, quindi bisogna stare sempre molto attenti. Questi ovviamente sono i marcatori, queste sono le timeline che sappiamo, quindi questo tasto vi zoom, potete fare anche un shift z, vi zoom praticamente, vi adatta praticamente la visualizzazione della timeline alla finestra in maniera tale da visualizzarla tutta. Con questo potete andare a fare uno zoom, vedete, zoom nel dettaglio di quel frame, vedete, quindi la timeline sarà molto più allungata, vedete. Questo ovviamente vi serve soprattutto se avete tracce audio, per andare ad esempio a vedere nel dettaglio dove fare lo stacco e l'attacco della voce, ad esempio, no? E qui potete chiaramente andare a aggiustare manualmente lo zoom della vostra timeline. Con questo tasto, vi ricordo, portate alla visualizzazione, fate un zoom to fit. Questo, vi ricordo ancora una volta, ne abbiamo già parlato, silenzia, nel caso di tracce audio, silenzia l'audio solamente nella visualizzazione. Se avete ad esempio altre persone in stanza, state lavorando, volete riprodurre ma senza audio, questo va benissimo, potete cliccarlo, ma sapete che le tracce audio non verranno disabilitate e nell'esportazione l'audio comunque si sentirà. Bene, per questa prima parte dell'editing è tutto. Continueremo nella seconda parte dell'editing e vedremo ad esempio le transizioni e vedremo ovviamente la parte di questi pannelli, soprattutto dell'Inspector, quindi dell'Esplora. Venitemi a trovare ragazzi dal mio profilo Instagram, vero_academy, e noi ragazzi come sempre ci diamo appuntamento al prossimo video. Ciao e grazie a tutti.